Buonasera, buonasera a tutti, come state? Qui c'è temporale stasera, speriamo. Buonasera, buonasera a tutti. Nonno. Buonasera, speriamo di farcela stasera perché qui c'è temporale e ogni tanto si blocca tutto, anche se c'è quell'apparecchio apposta, però funziona così. Spero che ci siate in tanti stasera perché questa settimana mi hanno fatto dormire poco, specialmente questi ultimi giorni ho avuto un po' di visite, visite dall'altra dimensione, e sicché sì ho dei piccoli messaggi da darvi. So che mi hanno detto che stanno tutti bene e che sono stati più vicini a noi. E a me sono venuti a trovarmi, anime che certo non conosco, però mi hanno dato dei messaggi da rivelarmi. E quando poi vedrò qualche nome, guarderò di dirvelo. C'è un messaggio per Germana Mollo. Poi c'è un messaggio per Cettina, un messaggio da Anna Maria. E poi volevo fare una domanda a Sara, la signora Sara. Si vede se ci sono le domande. Ah, non funziona. Oi, oi, oi. Mi dispiace che non funziona. Ma se io leggo i messaggi, poi li vedono o no? Li sentono o no? Sì, va, non passa niente. Allora, volevo sapere dalla signora Sara come sta suo fratello Simone, perché non mi ha fatto più sapere niente. E poi alla signora Anna Maria. Scritti perché e poi se no me li dimentico. Un messaggio per Germana Mollo, c'era la mamma e ha detto che era insieme al tuo papà, stanno bene e si
Ma io penso che sia stata preziosa come per lei la croce era una cosa preziosa e vuole che tu la tenga a te. Poi per Gettina, il papà Francesco, Gettina, papà Filippo, Filippo. In famiglia e nell'amore, ma devi cercare di sorridere perché lo fai troppo poco. Allora, Cettina, sorridi perché tuo papà è vicino a te e vuole che tu sorrida alla vita. Ok? Io non vedo nessun messaggio. Adele, non so se sai come funziona, non mi vengano così in diretta a me, io non cerco. La settimana, quando mi arriva un messaggio, se ho la possibilità di riconoscervi subito, vi rispondo subito, altrimenti quando c'è una diretta o se no anche a volte lo scrivo, c'è un messaggio per questa, se si riconosce, perché a me non mi vengono così veloci. Ognuno vengono in maniera diversa. Io so che non bisogna chiamarli perché vengano loro quando possono quando possono, però sono sempre vicino a noi. Grazie, Ines. Sì, bisogna avere fiducia in tutto quello che avviene. Le cose cambieranno, andrà tutto meglio. Oggi è la festa di tutti i santi. Io oggi non mi sono mossa di casa, però col mio pensiero sono andata in tanti posti dove sono stata bene. Mi sono trovata bene, 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 bene. La pace, l'amore che ho trovato a Padova da Sant'Antonio. È una cosa incredibile e me la sento ancora ora addosso, perché io quando penso a questo santo, a cosa ha fatto questo santo per me, fin da piccola mi hanno sempre insegnato ad amare questo santo, però non sapevo il perché, ma forse era una cosa già programmata, perché me lo sento tanto vicino. Ce ne sono qualcuno che amo molto di più. Papa Wojtyla, che per me è stato un grande uomo e sempre un grande uomo. Tanto tempo fa, quando ero più giovane, avevo paura di Padre Pio, perché mi metteva suggestione, lo vedevo una persona molto seria, molto. Cioè, che giudicava perché lui vedeva e sentiva e poteva giudicare, e io avevo paura del suo giudizio. Poi invece l'ho conosciuto perché mi ha parlato, mi ha detto delle cose, e da quel momento ho tanta stima e tanto affetto anche per lui. Perché anche lui è stato un uomo che ha sofferto molto, ha dovuto combattere tanto, sia col diavolo, ma anche tanto co
con il clero, con la Chiesa, perché non veniva creduto, perché c'era troppa gelosia intorno a lui. Invece era un uomo così umile che ha sofferto veramente, veramente tanto, proprio le pene dell'inferno. E non era una persona che se lo meritava. Bevo un pochino perché ho una gran sete. Oh, se mi fate delle domande, mi fa piacere. Guardiamo come posso rispondere, perché dal computer non mi vengono fuori le domande, però tramite telefonino sì, sicché ho bisogno del vostro aiuto, un po' più di pazienza del solito se l'avete. Ah, Centina, allora te lo ridico, guarda, te lo leggo. È venuto papà Filippo e ti consiglia di buttare via la malinconia. Che tra pochissimo tempo avrai delle belle novità sia in famiglia che nell'amore. Ma devi sorridere alla vita perché lui sta bene ed è sempre vicino a te, anche se te non lo senti, ma lui ti è vicino, sempre vicino. Ok? È stato un bel messaggio. Non l'ho visto, l'ho solo sentito, ma solo ho detto queste cose di dirtele. Allora, io penso che se non riuscite a capire tutto ora perché qui c'è un temporale. Sembra farlo impossibile, ma quando faccio le dirette io c'è il temporale. Ah, mi dispiace per tuo genero. Mi dispiace molto. No, no, non è. Da me non è ancora venuto. Però magari se mi lasciate i nomi è più facile perché se magari mi dicono delle cose, però non so poi a chi dirle o come si presentano. A volte mi dicono il nome, a volte no. A volte mi dicono questo messaggio è per, però non mi dicono chi è. Gabriele, un abbraccio forte anche a te. Anna Maria, grazie. Te sai per cosa? Grazie. Oh. Ah, mio marito mi asseconda in tutto, Rosario. Ne ho sempre parlato, non ho mai nascosto questa cosa qui. Ormai sono quasi 40 anni che ne parlo. Mi conosci bene, perché questa cosa mi è successa 39 anni fa. Alessandra, non lo so come, cioè io non cerco nessuno. È qualche notte che non dormo, specialmente mi vengono più che altro i messaggi di notte. Ho sempre avuto problemi per dormire, specialmente questa settimana è stata veramente tragica. Io sono qui in cucina che lavoro all'uncinetto, che faccio le parole crociate e mi sento chiamare e nella testa mi arrivano questi messaggi. A volte le entità si fanno vedere, a volte no. E quando si fanno vedere sono anche un po' più felice perché riesco poi a descriverle alle persone dove sono indirizzati i messaggi, vi posso dire come erano, come sono,
come li vedo, come il modo di pettinarsi, di vestirsi, il colore di un vestito. In genere si fanno sempre vedere col vestito che è dal loro preferito. E, però vengono così spontaneamente. Io non li cerco, vengono loro, chi vuole, quando vuole, e perché non sempre possono. Hai capito, Alessandra? Solo questo. No, questo Gianfranco non è venuto più. Era venuto una volta. Allora, Adele, nell'oltre stanno tutti bene. È che a volte possono venire, a volte no. Dipende da quanto tempo anche sono andati via, perché l'ho spiegato tante volte, a me me l'hanno detto. Quando si va di là, c'è una scala e bisogna salire questa scala. Questa scala per salirla non è che è faticoso salirla, però tutti nella vita facciamo peccati, siamo tutti peccatori. Si viene su questa terra apposta per capire gli errori che abbiamo già fatto, magari in un'altra vita. E quando poi andiamo di là, bisogna capire e renderci conto degli sbagli che abbiamo fatto per non poterli fare più. E allora piano piano si sale questa scala. E per andare nella luce piena bisogna salire questa scala in alto. E non è che c'è l'ascensore, si va di là e si arriva subito al 20° piano. No, bisogna fare uno scalino alla volta. Ma di là è tutto bello però, perché di là da solo devi riconoscere i tuoi errori, non è nessuno che ti giudica, non c'è un giudice che ti dice ti rendi conto da solo di quello che hai fatto, di quello che non hai fatto, di quello che meriti di più, perché Dio è buono, Dio perdona tutti, figuriamoci. Ci vuole magari un pochino più tempo, ci vuole un pochino più tempo a chi si toglie la vita, perché la vita ci viene regalata, non bisognerebbe toglierla, però poi salgono la scala anche loro, perché quando sono di là poi si pentono e ma nessuno giudica, state tranquilli. E vanno anche loro, vanno nella luce, tutti si vanno nella luce, tutti si vanno nella pace. Ok? Guardiamo. Ah, su Facebook, quando mi arriva un messaggio, io lo scrivo. Lo scrivo per tutti, poi chi si riconosce mi risponde, magari mi fa qualche altra domanda. E se no, se ho i nomi, rispondo direttamente. Voi mi state facendo le domande, io queste domande che ho qui non le butto via. Piano piano domani me le rileggo tutte e se nel frattempo viene qualcuno, perché non è detto che le entità vengano solo la notte, no, vengono anche il giorno, vengono la mattina, vengono quando vogliono. E questi 2 giorni sono stati molto, molto pieni, ho avuto tanti messaggi per me e fra questi ne ho avuti anche per qualcuno per voi, però ne ho avuti anche personali e per me è difficilissimo averli personali. Ma mi ha fatto tanto piacere. Noi
Ma certo che c'è un'altra vita, Noemi. Aveva ragione tuo babbo. Di là c'è un'altra vita. C'è una vita più bella dove non c'è cattiveria. Di là c'è una vita piena d'amore e basta. Capito? Non temere mai. Aveva ragione tuo babbo. E vedrai che ti farà sentire. Ma mi sembra strano che tu non abbia ricevuto ancora qualche dono. Dal tuo babbo. Magari non te ne sei accorta, magari non ci hai fatto caso, magari lo senti in casa ogni tanto il profumo del tuo dopobarba, o se fumava delle sigarette, o non lo so, trovare delle farfalle o trovare dei cuori. Forse non sei stata attenta. Ma controlla meglio, cerca di aprire non soltanto il cuore, ma anche gli occhi e le orecchie. Ok? Anna Maria, l'ho detto anch'io, l'ho detto tante volte, che c'è una bella scala, bisogna salirla questa scala. E uno scalino alla volta, non si può prendere l'ascensore, l'ho detto mille volte. I messaggi in diretta a me non mi arrivano, Io devo essere concentrata, devo essere. Io non le so dare i messaggi, cioè da me non vengono così, non si manifestano in questa maniera. E nemmeno voglio dire una cosa per un'altra. Potrei dirvi qualsiasi cosa, ma no, non mi piace. Non mi piace giocare. Non mi piace giocare sui sentimenti, sui dolori della gente. E più volevo sapere. Come stanno le persone che sto aiutando con la prana? Quello mi piacerebbe proprio saperlo. Grazie Paola, Trapani. Se arrivano i messaggi, io ve li mando tutti. Ok? Allora. Fatemi domande, ma non su messaggi. Messaggi, quando arrivano, io ve li mando. A tanta gente ho risposto subito con i messaggi, magari anche subito il giorno dopo, perché magari vi hanno sentito i momenti particolari della vostra vita, o che avete magari più bisogno di qualcosa, o avete bisogno solo di una parola per essere più tranquilli. Dovete. Appena possono, vengono. E io ve li mando tutti. Oh, che bello. Zizi Carla. Bene. Io queste monetine le metterei tutte in un salvadanaio. Per vedere poi alla fine dell'anno quante te ne arrivano. Io penso che ogni monetina sia un bacio. Sicché pensate quanti baci ti mandano. Sì, Rosario, tutto è possibile. Tutto è possibile. E primi tempi magari tanti si possono far sentire entro i 3 giorni, si possono far sentire, magari si possono far vedere e poi per un periodo vanno come in una sala d'attesa. E lì rivedono. La vita, le cose belle che hanno fatto, le cose magari che hanno fatto un po' più antipatiche, le cose che noi umani facciamo tutti, anche a volte brutte. E poi dopo, quando sono pentiti, si rendono conto,
E allora vanno su sulla scala e allora poi si possono far risentire, ma stai tranquillo. Alessandra, va bene, lasciami il nome di chi vorresti e magari qualcuno viene. Maria Concetta, forse non era arrivato ancora il momento giusto, perché come dico io, ma come dicono tutte le persone come me, di là non esiste il tempo. Un minuto può essere un anno, può essere 5 anni, di là non esiste il tempo. Ok? Io ho visto mio padre dopo tantissimi anni, ma proprio tanti, tanti. E tutti abbiamo voglia di vederli, di sentirli. Ecco, Noemi, vedi, queste sono cose bellissime. E vi ho detto anche tante volte di mettere la mano destra sulla vostra spalla sinistra e aspettare un momento. Poi sentirete come una carezza. Sono loro che vi possono accarezzare. E anzi, in questo periodo sono più vicini a noi, possono un po' più comunicare con noi, sicché magari vengano direttamente da voi, però bisogna che stiate attenti perché magari questa vita così frenetica che abbiamo, magari ci pensiamo quando siamo a letto, magari invece bisognerebbe stare un pochino più attenti anche durante il giorno, sia quando siamo in casa che fuori. Vi è mai capitato di vedere delle persone uguali ai vostri cari? A me sì, a me più di una volta mi è capitato di vedere il mio babbo che non era mio babbo, però mi assomigliava così tanto, una cosa impressionante. E ci sono dei sosia, ma forse sono dei sosia che si fanno vedere in un minuto e poi non si vedono più. Cercate di stare attenti, un po' a tutto. Certo, Elena, che sono i tuoi genitori, i tuoi amici. Ciao Enrico, mamma mia, quanti siete, che bello. Fatemi delle domande giuste. No, grazie, sono una persona come tutte voi, uguale, con tanti difetti che dovrò scontare tutti, ma sono un'umana e sono come tutti voi. Ne avevo bisogno, sai Tiziana, ne avevo bisogno anch'io perché noi siamo sempre gli ultimi a avere dei messaggi per noi e quando ce ne arriva uno siamo così felici che ci si sente importanti per le persone che non ci sono più. Sì, Nicola, devi stare tranquilla. Sono insieme, tuo papà e tuo fratello, stai tranquilla. Ok? Aspetta, eh? Ok. Sì, Sabrina. Questa sera è una serata, ieri sera, stasera, l'altra sera. L'altra sera non mi facevano dormire. E sono riuscita a addormentarmi dopo le 4:30, perché è stata
una nottata un po'. Però io ho spiegato che poi anch'io ho bisogno di riposare, eh? Ok. Vilma, bene, sono contenta che li senti vicino. Sono vicino. I nostri cari non sono lontani, sono nella porta di là. Noi magari non li vediamo, però ci sono. E quando possono si fanno sentire e si fanno sentire direttamente a voi. È che, l'ho detto tante volte, bisogna cogliere l'attimo, stare attenta a tutte le piccolezze. A volte sono cose così impercettibili, ma sono bellissime. Poi, certo, c'è chi riesce a avere dei messaggi, con la scrittura o con messaggi così in diretta che gli vengano subito. A me non riesce, no, io ho un altro sistema, sono. C'è chi fa la scrittura che è molto bella, ma a me mi capitò di fare la scrittura e l'avevo fatta, però mi sono spaventata tanto perché non mi piace parlare e non mi piace proprio l'argomento. Era una cosa molto grossa e io non ero all'altezza di poter capire e dire una cosa del genere. E a dire la verità ebbi anche paura. E allora, perché questa cosa mi è stata detta 2 giorni prima e 2 giorni dopo scoppiò un grande scandalo. Ma vi parlo di tanti anni fa, allora io ho chiesto che con la scrittura non mi venisse più niente perché non sono la persona giusta per avere dei messaggi così importanti. Io ho bisogno più di cose più semplici, più e cose così serie no. Cose serie vanno fatte alle persone che hanno un'altra istruzione e che sanno come parlare dopo. Emanuela, certo che sono voci che ti vogliono dire che ci sono, non devi aver paura. Anzi, io quando mi sento chiamare sono così felice. E sto ferma, ferma per sentire se tante volte mi dicono qualche cosa, poi magari mi chiamano e basta. Tante volte sono qui in cucina, io ho la casa su più piani e allora mi sento chiamare di su e. Perché magari penso che ci sia mio marito, un nipote, vado su e invece non c'è nessuno. E volevano proprio farmi capire che ci sono. Tiziana, a me non è mai capitato, io l'ho già detto. I bambini non nati da me non sono mai venuti. Da una parte è un bene, perché sono una nonna chioccia e sapere di queste cose mi farebbe troppo, troppo male. E altri bambini si sono venuti, ma erano tutti bambini già nati, che avevano bisogno solo del passaggio della nascita per essere angeli puri. Però
perché è brutto dirlo, però quando un bambino va via, un giovane, un bambino, è perché sono già anime pure e hanno bisogno solo di reincarnarsi anche solo un'ora per essere nella luce più splendente, per essere proprio accanto al Signore e non hanno più bisogno di essere reincarnati. Perché sono già anime pure. No, se si arriva a qualcosa, stai tranquilla che io te lo dico, eh? Come alla Paola, come. Hai visto, Cristiana? Questi sono tutti segni che ti fanno capire che in qualche maniera dall'aldilà ti vogliono dire che ci sono. Sono tutte cose positive che ti arrivano. Prendile tutte e sii felice. Mariangela, lo sentirai Tonino, però forse è un po' presto, perché un po' di tempo ci vuole quando si va di là, anche perché non, di là il tempo non esiste. E sicché un'ora, un giorno, 10 anni, per loro è la stessa cosa, capito? No, Lucia, non sono mai soli, di là ce ne sono tanti, sono tutti amici, tutti si vogliono bene, di là non c'è odio, non c'è rivalità, non c'è gelosie, queste cose qui esistono solo qua, di là non esistono. Sì, Roberto. Perché questo è il periodo che sono più vicini? Perché è la loro festa, è stata dedicata a loro la festa dei santi e dei morti. E questo per loro è un momento, c'è come un filo, un velo, che loro si possono farsi più sentire. Ora, questa festa che fanno, che hanno fatto ieri, io non la condivido, perché se vogliamo dire che è una festa in maschera, allora va bene. Però mascherarsi da defunti non mi piace, secondo me. È una presa di giro pesante che non andrebbe fatta. Ora, se vogliamo dire mascherarsi per fare le streghe, va bene, però per altre cose no, io non condivido. Brava, Rita. Che bello, sono felice per te. Ecco, Maria, stai attenta perché vedrai che riceverai tante cose. Cettina, hai un messaggio per Cettina, io te lo leggo, se vuoi te lo leggo un'altra volta, ma. Oh, Gabriella, sono contenta che stai meglio. Gabriella, grazie, grazie, grazie di avermelo detto. E poi volevo sapere anche se c'era la signora Sara, per sapere, volevo sapere come stava
suo fratello Michele. Bello, 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 Nicola. Grazie, Giuseppe. Certo, Graziella. Io ho bisogno solo di una tua foto. Se te me la mandi, io ti faccio il brano tramite la foto e non ti dico neanche l'ora che te la faccio. Perché mi senti te, ti senti un qualcosa di diverso, qualcosa, senti un caldo, senti una scossa e poi me lo dici. Ho bisogno solo della foto, non voglio altro. Ieri ho avuto anche una visita da un signore da Trentino, anzi da Trieste, e mi ha fatto tanto piacere perché c'è gente che mi viene a trovare anche da lontano e questo mi fa solo piacere. Alessandra, non è che non la sento, mi fa proprio rabbia questa festa. Mi sembra una presa di giro. Raffaella, spero che possa venire questo papà, eh? Appena viene, se ti manda un messaggio. Ti scrivo e te lo dico perché qui non spero domani nella registrazione che ci sia. Magari non sono ancora arrivati dei messaggi, però se quando mi arrivano i messaggi, io anche dopo 20 giorni, un mese, io mi vado a vedere le registrazioni e lo vedo e vi rispondo. E se non rispondo subito scritto, faccio come ho fatto stasera, me lo scrivo su un quaderno e poi ve lo dico. Se viene Gianfranco, te l'ho detto, sì, sicuramente. Mi sembra che sia venuto una volta e ti abbia detto qualcosa, però io se non me li scrivo e non me li ricordo perché ho tante cose nella testa da fare, da pensare e magari non mi viene in mente, però poi quando ce l'ho ve lo scrivo. Grazie, Tiziana. Anna Maria, Lamin era proprio il nome di questo ragazzo o lo chiamavi te così? Perché se era il nomignolo è anche, se era il nome bene sapere anche questo, eh? Lo puoi scrivere. E poi. Alessandra, sono felicissima per te. E il messaggio che ebbi tempo fa, io te lo ribadisco. Forza, forza, forza perché ce la fa.
Allora, Alessandra Bellini, intanto che senti la loro presenza è già una cosa bellissima, positiva. Poi probabilmente non è che non si vogliono far sentire, ti vogliono preparare, perché magari potresti avere paura. Allora ti preparano piano piano. Intanto facendosi sentire col profumo o smuovendo qualcosa o sentire proprio la presenza. Poi quando ti sei pronta, allora si faranno sentire, ti diranno delle cose o troverai dei messaggi o si possono far sentire in mille modi, o tramite me o tramite altre persone che fanno queste cose. Quello che io vi raccomando, e lo dico per voi, e lo dico anche per me, per le persone come me che sono oneste, non illudetevi delle persone che vi fanno dei messaggi a pagamento. No, non sono messaggi veri. Non sono messaggi veri e c'è gente che specula sulle disgrazie degli altri e queste cose qui andrebbero eliminate. Però c'è sempre qualcuno che riesce a mettere di mezzo. Non fatevi prendere in giro. Le persone come me non si fanno pagare per queste cose. Non c'è tariffa. Allora, il profumo di incenso è sempre un profumo positivo per me. Vuol dire che l'incenso è una cosa di purificazione e chi ve lo manda è perché è già al pulito, cioè già sulla scala, è già in alto sulla scala. È sempre bene sentire il profumo di incenso. Io un paio non parlo di queste cose. Rotella, allora vieni. Se abiti vicino. Comunque, te l'ho detto, se abiti vicino è bene, comunque viene anche gente da lontano. E se no si può fare anche tramite computer. Lukiam, quando te l'ho fatta ti sei trovata bene, hai avuto benefici? Perché io poi lo faccio per un periodo, poi stacco da voi e attacco da altri. Però se poi non mi fate sapere, ci rimango anche un po' male. Alessandra, è sempre bello quando ci si sente toccare. Anche sì con le luci. Con le luci, con la televisione, quando si sente come se ci fosse qualcuno dentro l'armadio, si sente toccare dentro l'armadio. Beppe, però purtroppo lo fanno.
Roberta, sì. A me piace tanto il profumo dell'incenso. Titti, tutto può essere. Mandami una foto di tua sorella, magari domani, eh? E poi guardiamo se la possiamo aiutare. Ok? Certo, miracoli non ne so fare io. Bene, Esther, sono contenta, contenta per te. Vedi che ce ne sono tante persone per bene. Sono tante persone. Grazie Enrico, grazie che ci sei sempre a aiutarmi. Allora, Luchi, Luci, rimandami la foto, perché può darsi che l'abbia persa e chiedo solo quello, ok? Poi, quando stai meglio, basta che tu mi dica sto meglio, basta. Voglio neanche sapere dove stai. Maria, intanto, signora Maria Salvatore, prova a darmi anche il nome di chi vorresti. Ora, non mi fate 100 nomi, perché basta uno, eh? E poi se arriva un messaggio, ve lo do. Sara, aiutami qui. Lo riceverai un messaggio. Probabilmente vorrà farsi vedere proprio da te. Era una suocera che ti ha voluto bene. Vedrai. Vedrai avere delle belle sorprese. Ok, grazie. Grazie Beppe. Guarda, mi hai già ringraziato, mi fa tanto piacere, ma non ho fatto niente. Allora, ma guarda come siamo messi male stasera, che devo guardare qua e guardare qua, perché sennò non vedo nulla. Come mai avrà fatto questo lavoro? Sì, che ora sembra che non piova più. Quanti cuori, anche voi sapeste quanto vi voglio bene a tutti, perché mi sento amata da voi e questo mi fa piacere perché non faccio niente di straordinario, però quel poco che faccio lo faccio veramente col cuore. Ilde, mamma mia, avrei voglia di darle un abbraccio. E non vedo l'ora di vederla, mi manca tanto Ilde. Mi mancano le sue dirette sono speciali. Sono troppo belle. Io non ho il dono che a lei. Non la invidio perché è una cosa che le prende tanto tanto tempo, penso. Deve avere un orecchio super fino per avere quelle cose lì, poi tutta un'apparecchiatura, mi immagino, perché con un computer normale non si possa fare una cosa del genere. Ma sentire le voci che gli escono da quel computer è una cosa straordinaria. Ilde,
Abbiamo bisogno di te al più presto. È troppo tempo che non ti fai sentire. È troppo tempo che ci manchi. Oh. Oh, santa polenta. Ormai si blocca qui e non vedo più, non mi vanno avanti né indietro. Ho sentito un profumo di zucchero. No, mi meraviglio, sai, di queste cose. Anche io mi sento chiamare per nome. Anna Bari. Ho bisogno solo della fotografia di questa ragazza. Non voglio sapere né di dov'è né nulla. Mandami solo la foto e poi ora stasera no, eh? Cominciamo domani. E poi fra qualche giorno mi dici se questa ragazza riesce di nuovo a sorridere, eh? Ok. Che bello, Roberta. Bellissimo sentire questo profumo, questo. Io a volte sento profumo di rose che rose non ci sono ora. Però mi capita di sentirlo, prima mi capitava di sentire sempre un profumo di. Non era proprio un dopobarba, era un misto di profumi tra deodorante, dopobarba, lozione per i capelli, che mia mamma usava la lozione per i capelli perché era una persona che voleva sembrare sempre giovane e allora non le tingeva i capelli, però metteva una lozione che i bianchi si mascheravano bene e sì che aveva un profumo un po' particolare e ogni tanto lo sentivo questo profumo. Ma prima di capire cos'era, mi ci è voluto del tempo perché non è che i miei genitori sono morti tanti tanti anni fa, sicché non è che uno si ricorda subito. Della mia mamma mi ricordo perché usava quintalate di coccolino, che quando faceva il boccato si sentiva da fuori il cancello, si sentiva questo profumo perché adoperava veramente tanto. E del mio babbo però mi ricordavo meno. E invece poi con insistenza ho capito che era lui. E poi prima me l'ha fatto sentire per tante volte e poi dopo si è manifestato. Ma questo vuol dire che ci preparano piano piano. Oh, che bello. Mi state facendo un sacco di complimenti, ma non me li merito. C'è tanta gente più brava, più colta, più. Volevo sapere se voi in questi giorni avete fatto un giratino in chiesa, in qualsiasi chiesa. Per salutare, ora siete tutti presi per il cimitero, per mettere i fiori, perché
non ci sono andata, perché andarci ora mi sembrava di fare una cosa, ora lo fanno tutti, a me mi piace farlo quando non lo fa nessuno, perché i miei genitori non sono vicini e se qualcuno non mi porta non posso mai andare. Però mi piace andare quando sono sola, perché anche solo 5 minuti, però mi sembra di poterci parlare, anche se so che lì non ci sono, perché lì ci sono solo i vestiti e basta, e loro sono da un'altra parte, ma solo per far vedere tutta questa mania di grandezza che c'è nel mettere. Fanno le gare a chi mette i fiori più costosi, più belli. Magari vanno solo quel giorno lì al cimitero. Secondo me questo non è rispetto. Non è rispetto per le persone care. Cioè, le persone care bisogna pensarle tutto l'anno. Ma magari mandarle un bacio così, e poi non è detto che bisogna andare solo domani, perché domani deve essere tutto perfetto, o dovrebbe essere perfetto sempre, o non proprio nel giorno stabilito, perché le gare si fanno in altri posti, non si fanno le gare che i fiori più belli al cimitero, perché c'è chi può spendere tanto, c'è chi può spendere meno, c'è chi non può spendere niente, anche perché c'è una grossa speculazione in questi 3 giorni sui fiori, e lo trovo una cosa ingiusta. Non perché io sia tirchia, per amor di Dio, no. Però la trovo una cosa solo per far vedere agli altri. Ecco, è questo che a me non piace. A me piace essere Valeria tutti i giorni uguale. No, Valeria la Grande perché ha fatto la tomba più bella, no? Perché io li voglio tanto bene, i miei genitori e a tante persone che non ci sono più, mi vogliono bene tutto l'anno. E non posso cercare di addormentarmi senza avere un pensiero positivo per tutti, ma non solo per i miei. Bisognerebbe cercare di dire anche solo una preghiera a quelle persone che hanno avuto più problemi di noi, a quelle persone che sono in carcere, a quelle persone che non sono della nostra religione, ma probabilmente che sono morti tante persone anche nei naufragi e in altre disgrazie, in terremoti, che magari non hanno nessuno che pensa a loro, un pensiero, una preghiera, un sorriso per quelle persone lì, perché forse sono sole, abbandonate, e anche per
anche per chi fa un gesto che non doveva fare, però magari in quel momento un grande dolore, un dolore può essere un dolore per la perdita di un lavoro, un dolore per un fallimento, un dolore fisico. Cerchiamo di dire una preghiera anche per loro perché che possano poi rendersi conto prima e riuscire a salire prima quella scala. Perché in fondo la scala non è che si sta male, ma non si va né avanti né indietro. Invece bisognerebbe andare avanti. E siccome ci vuole tempo per andare avanti, e ci vuole l'amore nostro, ma anche l'amore dei nostri cari e l'amore che qualcuno può donarci. Sicché pensate anche a loro. Pensate alle persone che sono in carcere, che hanno sbagliato, ma forse e che forse non si rendono ancora conto di cosa hanno fatto. Ok? Allora ho ritardi, vi do la buonanotte, spero di poter vedere tutti i messaggi che avete mandato, di poter rispondere a tutti e buona festa per domani a tutti. Buonanotte e grazie.